amici di All For Shooter e All For Hunter, siamo in Baschiere Pellaghe a Bologna. Presentiamo oggi 7 propellenti nuovi che sono stati concepiti e messi a punto espressamente per questo tipo di cartucce da noi. Abbiamo preparato 3 polveri per arma corta e 4 polveri per arma lunga. Per la pistola abbiamo scelto 3 polveri. Abbiamo una polvere piuttosto vivace, molto indicata per bossoli piccoli, munizioni con pressioni non troppo elevate. Abbiamo una polvere intermedia che è un vero e proprio jolly, particolarmente adatta per le cartucce di media potenza e per tutte le cartucce da tiro dinamico, e chiudiamo la serie con una polvere Magnum a tutti gli effetti, dedicata ai calibri da revolver Magnum più diffusi e ai calibri più potenti che vengono camerati in queste pistole a tamburo. Quindi 357, 44, 454 casual, le cartucce più potenti e più prestanti di questa linea. Ricarichiamo una cartuccia da pistola, quindi per arma corta, un calibro 45 ACP, cartuccia molto utilizzata per i tiratori di poligono. I bossoli sono già stati puliti con la lavabossoli ad aghi, quindi sono particolarmente puliti dentro e fuori. Facciamo vedere tutte le operazioni di ricarica che partono dalla ricalibratura e terminano con l'inserimento della palla. Come sempre lo shell holder, la base reggibossolo, va incastrata alla sommità del pistone. Preleviamo dalla scatola dei dice calibro 45 ACP il dice receiver, ricalibratore. In alcuni casi ha l'asta di decapsulamento, in alcuni casi non ce l'ha. Questo è un dice della CH, il ricalibratore non ha l'asta di decapsulamento. Lo avvitiamo, facciamo salire il nostro shell holder e andiamo ad appoggiarci contro adesso. Andiamo ancora un pelo, abbassiamo, mettiamo in pressione, mettiamo il bossolo nello shell holder e lo facciamo entrare completamente nella matrice di ricalibratura. Il bossolo è ricalibrato completamente. Li passiamo tutti allo stesso modo. E abbiamo ricalibrato i nostri bossoli. A questo punto creiamo alla bocca del bossolo una leggera svasatura per facilitare l'introduzione della palla. Questa operazione viene effettuata con il secondo dice che si chiama expander. All'interno del dice abbiamo un asse con un'oliva che ricalibra la parte che verrà occupata dalla palla tramite un tratto cilindrico che si è molto lucidato, in questo caso con l'uso, e questa spalla conica provvederà a fare una leggera svasatura alla bocca per facilitare l'introduzione della palla. In questo set di dice è questo dice quello che toglie l'innesco, infatti abbiamo lo spillo di espulsione dell'innesco. Qui per tentativi creiamo una svasatura già sufficiente per introdurre la palla. Vediamo la svasatura che ha come funzione quella di facilitare l'introduzione iniziale della palla. Dobbiamo mettere l'innesco ora nei bossoli che abbiamo ricalibrato. L'innesco è un large pistol, quindi un innesco per pistola di tipo grande. Ce ne sono 2 misure diverse, lo small con il diametro di 4,45 mm e il large con il diametro di 5,33 mm. Il 45 utilizza in questo caso su questi bossoli il large. Procediamo ad innescare tutti i nostri bossoli, curando sempre di andare a fine corsa con la leva in modo da avere la certezza che l'inserimento è completo e il bossolo sia innescato correttamente senza sporgenze. Occorre una pressione veramente molto modesta e si percepisce immediatamente l'attimo in cui l'innesco è arrivato sul fondo della tasca. Praticamente la leva offre un piccolo attrito, ecco, sta salendo, e una volta in appoggio noi siamo certi che l'innesco sia stato inserito completamente. I bossoli sono tutti correttamente innescati. Dobbiamo provvedere a versarvi la polvere. In questo caso utilizziamo la polvere BAP 01 Light Pistol, polvere vivace, molto adatta al calibro 45, che predilige queste polveri di vivacità abbastanza spinta. La carica ottimale è di circa 5 grani, praticamente pari a 0,34 grammi. Possiamo calcolarli anche con l'aiuto di una calcolatrice. 5 grani e li moltiplichiamo per 0,0648, troviamo che è 0,324, quindi noi dovremmo pesare una carica di 0,324 grammi. La polvere è veramente poca in questo caso, quindi montiamo il dice inseritore
le presse monostazione chiaramente richiedono ogni volta la rimozione del dice usato nell'operazione precedente. Lo shell holder torna in questo caso al suo posto, montiamo il dice inseritore e crimpatore, mettiamo un bossolo e cerchiamo il punto in cui il crimpaggio inizia. Ecco, in questo punto inizia il crimpaggio. Noi, essendo un taper crimp, abbiamo bisogno di dare una certa conicità alla bocca del bossolo. Proviamo su un bossolo in bianco, direi che è sufficiente, e a questo punto alziamo lo spingipalla, inseriamo la palla che, come possiamo vedere, entra agevolmente perché il bossolo è stato svasato in precedenza tramite il dice expander, e andiamo a fine corsa. La nostra cartuccia sarà sicuramente lunga, dobbiamo portarla a 32 mm con questo tipo di palla, quindi verifichiamo con il calibro dove siamo. 34 è ancora un po' lunga, quindi abbassiamo di poco lo spingipalla cercando di non andare sotto la quota prevista. Siamo andati un pochino oltre, ma è ancora dentro in tolleranza. Questa è la nostra cartuccia finita in calibro 45.